Caporale Dwayne Hips, TQ40482159. Richiesta di assistenza. La mia unità ha subito molte perdite su LV426. Mi serve immediata assistenza a bordo della USS Sulaco. Unici sopravvissuti. Io, due femmine di razza umana, una delle quali è una bambina. E un sintetico pesantemente danneggiato. Tutti i Marines coloniali in missione su LV426 sono da considerare KIA. Ripeto, tutti i Marines coloniali in missione su LV-426 sono da considerare caduti in battaglia. Tutti in piedi, Marines! Qui non siamo in Kansas e questa non è un'esercitazione! In piedi, Marines! Io sono il Capitano Cruz e voi siete la mia squadra qui sulla USS Sephora. Stiamo rispondendo a una richiesta di assistenza della USS Sulaco di 17 settimane fa. L'unità Rhino 2-3 è andata per prima e ha incontrato forte resistenza. Siete gli ultimi ad essere usciti dai tubi criogeni e io non voglio che qualcuno mi rompa i coglioni per avervi fatto dormire troppo a lungo, stronzetti! Muovete il culo e preparatevi al combattimento! Tutti nell'hangar tra 20 minuti! Nome e grado? Caporale Christopher Winter, 118° battaglione a bordo della USS Sephora. Caporale Winter, sto inviando Rhino 2-1 in supporto a 2-3. Come ti senti, ragazzo? Va bene, capitano. Sono preoccupato per Rhino 2-3. Mi fa piacere, perché ora dovrai unirti a Rhino 2-1. Stanno cercando la scatola nera della Sulaco per scoprire cos'è stato a fare questo casino. Signore, cos'è successo lì? Un merdaio. Ascoltatemi bene, froci e mignotte della USS Sephora. Mentre voi siete qui col culo al coperto, Rhino 2-1 e Rhino 2-3 stanno cercando di risolvere il problema. I Marines non abbandonano un marine. Nel corso delle prossime due ore manderemo una serie di navicelle alla USS Sulaco col compito di organizzare l'evacuazione dei feriti. Signore, l'ultima volta che è stata vista, la Sulaco era nella zona di Fury 161. Come ha fatto a tornare su questo pianeta? Luogotenente Reed, molte grazie per l'interruzione. Non sappiamo come abbia fatto la nave a tornare qui. Quello che ci interessa ora è scoprire cosa stia ammazzando i nostri marini lì dentro. La situazione è instabile come la diarrea. Vi daremo altre informazioni man mano che arrivano. Muoversi adesso! Buona caccia, Marines! Filo al colombaio! Al colombaio! Ascoltami bene. Quello che voglio è informazioni. Niente atti eroici del cazzo. Dovrei essere i miei occhi e dirmi cosa vedi, così almeno saprò in che merda siamo. Ricevuto. Faccia sapere a Rhino 2-1 che li sto raggiungendo. Succede? Raider 6-5, sei già in volo? Decompressione da esplosione sulla Sulaco! Qui Raider 6-5. Il corridoio sta disperdendo aria nello spazio. Ho un po' paura, signore. Paura? Quando è che cresci, Raider? Ti restano 20 minuti prima del collasso totale. Chiudi tutto.
Ho intercettito la signora, vado dall'altra parte, noi chiudiamo tutto. Continua a inoltrarmi nella Sulaco, passo e chiudo. Che parla! Abbiamo molte vittime e anche dei feriti qui. Ci serve subito un portaferiti per i Marines Tirino 2-1. Negativo 2-1. Quell'esplosione ha bloccato la chiusa d'aria dalla nostra parte. Non possiamo usare il corridoio senza rischiare altre vite. State calmi e aiutatevi l'un l'altro. 2-1, qual è la situazione di 2-3? Winter, ho mandato anche te in questo casino. Tira fuori il rilevatore di movimento e dimmi cosa vedi. Vedo voi due, e 2-3 a sud, oltre l'hangar. Forse nel reparto ingegneria. Sono in movimento? No, aspetta. Segnale non identificato. Qualcosa si sta muovendo. Capitano, sembra che 2-3 stia mantenendo la posizione. Lo sono a terra. Rileviamo un segnale non identificato nella loro area. Potrebbero essere sotto attacco. Io e Winter stiamo per... dannazione. Capitano, sto andando incontro a 2-3, signore. Signore, c'è... Ricorda, niente eroismi, ragazzo. Qui è il capitano, passo e chiudo. Si è accicato sul ponte, qui. Quale metà? Beh, di certo non parla. Allora trova la metà che può farlo. Passo e chiudo. Sembrano dei tubi criogeni espulsi. Sarà stato un pessimo risveglio. Merda, Sick. Riesci a vedere cosa? Vieni a liberarmi! E dai, dai! Capitano, qui è Winter. Ho localizzato Keyes, dell'Arino 2-3. Ci sono dei cadaveri qua giù, ma anche dei dispersi. 2 o 3 Marines dell'Arino 2-3 mancano all'appello. Sono tutti morti. Andato. Sta tranquillo, ci penso io a te, amico. Winter, raggruppa i superstiti e falli tornare all'hangar con 2-1. Evitate ogni combattimento. Qui è Keyes che parla, della 2-1, signore. La nostra missione era recuperare la scatola nera... Figliolo, vi ho dato io quella missione e ora è finita. Raggruppatevi e tornate indietro. Dobbiamo scoprire la causa di questo macello e per questo ci serve la scatola nera, con tutto il rispetto. Signore, ho la parola giusta, campione. Ora chiudi il cesso e segui i miei ordini. Passo e chiudo. La scatola nera non è poi così lontana. Ci pensiamo noi. Voi raggiungete Rino 2-1. Neil... Sei ancora lì? Dannazione. Voi state ritornando? No. Ci servono altri 10 minuti per recuperare la scatola. Avete solo 5 minuti per recuperare la scatola nera e tornare qui. E, Keyes, tenete l'occhio bella fino al colombaio. Ci pensiamo noi. Grazie. Grazie, Peter. E se avete movimento, non pensarci due volte. Spara. C'è qualcosa qui con noi? Guarda, guarda, ci siamo!
arrampicando da sotto. La scatola nera si trova nella stanza in cima alle scale. Eccola! Vedo all'inferno! Prendi la scatola nera! Un minuto siamo fuori di qui, è tutto in terra! In terra! O'Neill, scatola nera in arrivo, due minuti e siamo da te, Keys, occhi aperti! Affermativo, Winter, ma è presto per succhiarci l'uccello a vicenda, tornate qui! La scatola nera dovrà per forza contenere informazioni utili per capire cosa è successo sulla Sulaco. Sono curioso di scoprire. Muoversi! Winter, muoversi!
Abbiamo perso la scatola nera. Keys, ce l'aveva Keys. È stato tutto inutile. Beh, noi siamo ancora vivi. Se può consolarti. Qui è il capitano della Sephora. 2-1, mi sentite? Cosa è successo poco fa nel corridoio? Capitano, ricevo alla perfezione. Abbiamo perso Keys. Pare che qualcosa mi sia esploso dal petto. Winter è con te? Sì, signore. Hai idea di cosa possa essergli esploso dal petto? Tutte le nostre navicelle Cheyenne si stanno dirigendo da voi per aiutarvi nell'evacuazione. Ci sono quasi 80 Marines in arrivo lì, ma gli serve un posto dove atterrare. L'hangar è fuori uso, ma c'è spazio nella zona di carico. Ho capito. Ci dirigiamo alla zona di carico. 2-1, passo e chiudo. C'è qualcosa che non mi convince. Vado avanti io. Capitano, queste sono immagini in diretta. Non è possibile che sia tecnologia militare. Sembra roba della Weyland Yutani, signore. Che c'è? Gli orologi sono tutti fermi al momento. Questo è il silenzio. Caporale X. Cosa sa dirmi? C'è qualcun altro sulla nave, signore? Ho incaricato Bishop di mandare un segnale alla Weyland Yutani. Non giochiamo a Sherlock Holmes. Tornate alla zona di carico, tutti e due. Passo e chiudo. Cazzo, ora siamo fottuti. Capitano, qui è Bella che parla della Rino 2-3. Mi sente? Forte e chiaro, 2-3. Qual è la situazione lì? Mi sono svegliata e avevo un animale tutto avvolto in faccia, signore. Una specie di ragno. È morto. Ho perso la mia squadra. Sa dirmi qualcosa dei miei compagni? Si presume che siano tutti morti. Mi dispiace, ragazza. I sopravvissuti della 2-1 si stanno dirigendo alla zona di carico. Puoi farlo anche tu, 2-3? Garnet. Keys. Ora come ora non so neanche come mi chiamo. Non so come arrivarci, a dirle il vero. Sei l'unica superstite di Rino 2-3. Fate il tuo meglio. Torna qui sana e salva. Passo e chiudo. O'Neill. Che succede? La storia. Sesso. Ma che fai cazzo? Perché?
l'uscita! Coprimi mentre io apro questa porta! Capitano, siamo arrivati alla prima zona di carico. Se raggiungiamo la sala comandi, possiamo sigillare le porte e spedire questa merda nello spazio. Potresti chiedermi prima di decidere queste cose. Per cui fai in fretta! Ok, ora ci divertiamo un po'. Tenetevi forte! Capitano, è colpa di Winters, ho ammaccato la mia navicella preferita. È l'unica nave che hai, Reed. Abbiamo messo al sicuro la nave. Tra qualche minuto qui sarà pieno di Marines. Cerchiamo Bella.